altro video. Io sono Francesca e oggi parleremo di niente in particolare, in realtà perché qualche giorno fa ho fatto un post e delle storie su Instagram dove vi dicevo di farmi delle domande, perché volevo fare un video YouTube Q&A, giusto per, non lo so, passare il tempo, conoscerci un po' meglio, eccetera. Sto registrando col telefono, quindi prendo le domande dal computer che ho qui con me. Madonna, sembra di essere, non lo so, ok, il prezzo è giusto, non lo so. Comunque, questa è la seconda volta che giro il video, dovrei riuscire a inquadrare la testa ora, perché prima l'ho fatto con la testa tagliata. Comunque, iniziamo con le domande. Le domande saranno sono un po' in inglese, un po' in italiano, perché sul mio Instagram mi segue un sacco di gente straniera. Il post dove chiedo la domanda, dove ho chiesto di chiedermi delle domande è questo qui che vedete qui sopra, se riesco a metterlo, ed è una mia foto dove ci sono tutti i libri che devo ancora leggere. Darkest Night Sky mi chiede: quale di questi libri vorresti leggere subito, subito, subito? Allora, ce ne sono tanti. Uno di questi è Priory of the Orange Tree, perché sono davvero curiosissima su questo libro e vorrei assolutamente leggerlo subito. Infatti l'ho portato qui in Germania e spero di leggerlo appena finisco la saga del bacio dell'angelo caduto. Amanda Seis invece mi chiede: un libro che è stato una completa perdita di tempo. Penso che sia il libro che sto leggendo ora, che è la saga del bacio dell'angelo caduto. Sono al terzo libro. È un libro carino che ti intrattiene più o meno, però capisco che avrei potuto leggere dei libri molto più interessanti, molto più divertenti, belli, strappalacrime. Qualsiasi altro libro sarebbe stato meglio di questo qua. Il punteggio generale della saga è sui 2,53. Mi sta piacendo, ma non troppo. Diciamo che sto perdendo un po' di tempo, però ho portato questo in Germania, quindi mi attacco al tram. Life of a Book Dragon mi chiede: se potessi vivere in qualsiasi posto, finto o reale, dove vorresti vivere? Allora, quando ero piccola io volevo vivere in Inghilterra, il mio sogno era trasferirmi in Inghilterra e ancora un pochino questo sogno mi è rimasto. Non so se ci riuscirò o meno, anche perché praticamente parlando la Brexit non è che abbia una... Non è che sia una cosa tantissimo positiva, soprattutto per gli stranieri, quindi vedremo. Però non si sa mai nella vita. Secret Life of a Book Lover mi chiede: un libro bruttissimo che bruceresti volentieri? Brucerei volentieri, volentieri, volentieri è la saga degli Angeli Ribelli si chiama, se non sbaglio, di Sylvia Day. Ho letto questo libro, non l'ho nemmeno letto tutto, però volevo davvero bruciarlo, mi era venuto un nervoso. Mi sa che è stata una delle poche volte in cui io abbia dato uno, perché davvero, libro che sembra tipo un misto tra Buffy l'ammazzavampiri e gli angeli, a caso, così è supernatural, e non si capisce un cazzo, non lo so. È un libro alla fine erotico che faceva davvero cagare, quindi non l'ho nemmeno letto tutto e sono riuscita ad indovinare la fine già dal primo capitolo. Wow. Erin Penzelli invece mi chiede: un libro che è attualmente il tuo preferito? Attualmente uno degli ultimi libri bellissimi che ho letto è Il fabbricante dei sogni, che è entrato nella classifica, diciamo, dei miei libri preferiti di sempre, quindi questo qua. Io ne parlo un po' nel wrap up di marzo. La copertina più bella che hai in libreria? Che me l'ha chiesta Words of Books. Allora, la copertina più bella che ho in libreria è sicuramente la copertina dell'edizione speciale di Strange the Dreamer, dell'edizione UK di Strange the Dreamer, che ho trovato nella Fairy Loot. Ovviamente non ho qui la mia libreria, visto che sono in Germania, però questa copertina secondo me merita un sacco. Stavo persino meditando di tatuarmi la falena, perché è davvero bella. Così, a caso. Infatti c'è un po' di spazio qua in giro, perché no? Dris Bookstagram mi chiede: i tuoi libri trash preferiti? Allora, partiamo dal presupposto che io leggo davvero pochissimi libri trash, ma perché ho iniziato a leggere libri partendo dai classici, quindi ho una formazione un po' strana.
Mi sono avvicinata ultimamente ai libri trash, soprattutto quando conosco Valerie TK e Seri Sofuk, che mi hanno avvicinato a questo mondo bellissimo. Comunque, il mio libro trash preferito è Acotar, perché possiamo dirlo di tutto, eccetera, eccetera, però Acotar è un libro trash, soprattutto Akomoff, soprattutto Akowar, però non significa che sia meno bello. Secondo me merita appunto per questo. È così. Poi anche la Hammertraut, secondo me, fa libri trash degni di questo nome. Rattle the Shelves mi chiede invece se abbandoni i libri qualche volta. Sì, abbandono i libri, ma è una cosa davvero rara. Di solito succede pochissime volte. L'ultima volta che è successo è stata appunto con Angeli Ribelli di Silvia Day, che è un libro che davvero non mi piaceva. Ed è stato, se non sbaglio, l'anno scorso. Se non sbaglio, non ho abbandonato altri libri, mi pare, a parte Passenger. Anche perché sono dell'idea che bisognerebbe, non lo so, in realtà mi sento in colpissima quando abbandono un libro, quindi provo a finirlo anche se non mi piace. La colpa principale questa è di mia madre, perché mia madre fa così. Mia madre è una che sta leggendo un libro da 3 anni che non gli piace, perché deve finirlo, giusto così. Startlit Library mi chiede l'ultimo libro che hai abbandonato, che è quello là, oppure che non ti è davvero piaciuto. Il libro che non mi è davvero piaciuto, l'ultimo libro che ho letto che non mi è davvero piaciuto è Più donne che uomini. È un libro che secondo me ha un messaggio molto importante, è un classico moderno molto importante perché segna l'era, diciamo, della scrittura femminista, eccetera, eccetera, però non mi è piaciuto assolutamente perché il libro è sotto forma di dialogo, sembra più uno screenplay più che un romanzo, infatti mancano le parti del narratore esterno. In pratica il libro sono 250 pagine di dialoghi dove praticamente a un certo punto ti ritrovi un personaggio che non c'era, assolutamente non c'era nella scena iniziale, non era stato mai descritto nella scena iniziale, lo trovi lì che parla a un certo punto così. Io odio gli screenplay, non riesco assolutamente a leggerli, infatti non ho letto né Animali Fantastici né The Cursed Child. E non li leggerò perché so che non fanno per me. Questo libro, infatti, non faceva per me. Valerie TK mi chiede: leggerai mai tutti quei libri? Spoiler, no, grazie, ti voglio bene, ma no, non li leggerò mai. No, secondo me li leggerò prima o poi. Cioè, stare in Germania mi sta facendo non acquistare libri, sicuramente, perché in Germania ci sono libri tedeschi e libri inglesi che costano un sacco di soldi. Quindi non ne sto acquistando e in più sto leggendo quelli che avevo rimandato da tantissimo tempo perché mi sono portata pochi libri e quindi devo leggere quelli e basta. Mitra Bookish Girl mi chiede quanti libri possiedi. Non lo so, sinceramente, penso siano sulle 250-300. So che quando ero a casa giù in Calabria possedevo più o meno 150 libri. Più o meno, però ho fatto un grandissimo scarto, ho donato dei libri, ho venduto dei libri quest'anno a Natale. Tutto questo casino è successo, ho tirato fuori degli scatoloni. Questo casino è successo solo perché io dovevo leggere Il Signore degli Anelli. Per recuperare Il Signore degli Anelli della scatola, ho dovuto tirar fuori tutte le scatole che erano in giro per casa, mia madre mi odia. E ora che mi sono trasferita in Piemonte, sono arrivata in Piemonte che praticamente avevo 2 libri e ora ne ho più o meno 150, quindi secondo me 300 sono, però li conterò, quando arrivo a casa li conto. Tangled in Stories, qual è un libro senza cui non riusciresti a vivere? E dico il mio libro preferito, che è Guida Galattica per Autostoppisti. Questo libro mi è piaciuto davvero un sacco, ha un po' ampliato il mio modo di pensare ed è un libro davvero divertente e unico del suo genere. Per questo io lo rileggo almeno una volta all'anno, o una volta ogni 2 anni, lo devo rileggere ed è un libro che adoro. Lo adoro, semplicemente lo adoro, quindi questo libro senza di lui non riuscirei a vivere. Blanket Book Tea, il tuo personaggio preferito di sempre. Qui mi ricollego a Guida Galattica e dico che è Marvin the Paranoid Android perché è un personaggio in cui un pochino mi rivedo. È un androide, un robot che è depresso, è paranoico, non vuole vivere ma non vuole nemmeno morire. È un androide che non sa cosa vuole della vita, odia tutti e
È fantastico, io lo adoro, se non volete leggere il libro almeno guardate il film di Guida Galattica perché secondo me merita. Chronicles of a Bookaholic mi chiede se potessi leggere solo 3 libri, quali sarebbero? Allora, il primo, come ho detto, è Guida Galattica perché mi piace davvero un sacco, il secondo è Akomaf perché ogni tanto ci vuole un po' di trash, soprattutto Recent, come fai a non leggere un pochino di Recent, quel capitolo 55, 54, non mi ricordo qual era, comunque era fantastico, bisogna leggerlo. E il terzo libro è un libro per i momenti seri, che è uno dei miei libri preferiti ed è I Miserabili di Victor Hugo. Ho letto questo libro davvero tanto tempo fa, però è uno di quei libri che, diciamo, danno il segno, lasciano il segno. L'ho letto forse 10 anni fa, perché avevo 16, 18 anni, sì, 10-11 anni fa. E infatti forse è arrivato il momento di rileggerlo. Ci farò un pensierino, perché davvero mi piace davvero un sacco. Ilaria Riz, in quale personaggio libresco ti rispecchi maggiormente? Avevo risposto a questa domanda in un booktag, se non sbaglio, a qualche parte, avevo detto Ermione. La mia risposta rimane ancora Ermione perché mi rispecchio in lei dal punto di vista caratteriale e sono una persona davvero ambiziosa. Ritengo che lo studio sia una parte importante della nostra vita e la carriera accademica è una cosa che a me è sempre piaciuta. E un pochino mi rivedo in Hermione perché sono, diciamo, la secchiona della classe ed è inutile. Sono anche una persona molto indipendente e testa dura, purtroppo. Francix mi chiede, puoi vivere per sempre in un solo dei mondi magici dei libri, quale sarebbe? PS, per come racconti il tuo lavoro sembra divertentissimo, grazie. Il mio lavoro è divertente perché a me piace, perché vi posso assicurare che a molti non piace questo lavoro. Perché è un po' splatter, però vabbè. Comunque, mi piacerebbe vivere ad Hogwarts perché sono cresciuta con Harry Potter. Ho letto il primo libro di Harry Potter quando avevo 9 anni ed è quindi tantissimo tempo fa, era il 1999 o il 2000, forse avevo 10 anni. Comunque, mi ricordo che ancora non era uscito il terzo libro. E io mi ricordo che andavo in libreria con mia mamma circa ogni mese perché aspettavo il seguito di questo maledetto libro, forse era il quarto, non mi ricordo. Mi ricordo solo che ero in quinta elementare e il mio professore presi, diciamo, chiamava i miei genitori a casa perché invece di studiare, diciamo, ascoltare le letture che facevano, io leggevo il quarto libro di Harry Potter, quindi così. Quindi Hogwarts sicuramente sarebbe la mia casa se potessi vivere in un mondo libresco. Open Paper invece mi chiede qual è il miglior libro del 2019 fino ad ora. Il mio libro preferito del 2019 finora è che ho letto finora è Il Fabbricante dei Sogni, di Sogni. È un libro che mi è piaciuto davvero un sacco, mi ha colpita davvero tanto. L'ho divorato in un giorno. È un libro un po' diverso dagli altri, con un grande messaggio. Parla dell'Olocausto ed è un fantasy davvero bello. Io consiglio di leggerlo assolutamente perché è davvero bellissimo. The World of Pini mi chiede: studi all'università o lavori? In realtà sono un po' misto tra queste due cose perché sono al terzo anno del dottorato in scienze farmaceutiche e biomolecolari all'Università di Torino. È un dottorato sponsorizzato da un'azienda farmaceutica, quindi in realtà sto lavorando in un'azienda farmaceutica. Però dal punto di vista, diciamo, dell'inquadramento lavorativo, dell'inquadramento occupazionale così definito dello Stato, io sono una studentessa, anche se percepisco uno stipendio. Una cosa stupida, però va bene. Milena mi chiede invece che cosa usi per scattare le tue foto? Io uso una Canon 1300D, una Canon EOS 1300D con l'obiettivo. Ho quello che ho trovato nella Canon, quindi il 18-55 oppure il 50. Questo devo dire che questo obiettivo mi piace davvero un sacco, io lo amo e fa delle foto secondo me davvero belle. L'ho pagato 40 euro e merita un sacco, lo adoro, uno dei miei pochi acquisti riusciti da poraccio. Alexis Bookland, la cosa più bella che ti è capitata in questa esperienza, che stai facendo? Allora, per chi non lo sapesse, io sono un visiting PhD student fino alla fine di giugno al Max Planck Institute of Biological Cybernetics, nel centro di risonanza magnetica, qui a Tübingen in Germania. Quindi sarò per 2 mesi e mezzo in Germania. Sono qui per
principalmente per imparare delle chirurgie sul ratto. La cosa più bella che ho fatto il venerdì scorso è stato imparare a suturare le arterie, le arterie, in particolare l'arteria mediocerebrale, per creare un modello di stroke, quindi di ischemia. A me piace un sacco questo lavoro, lo so che sembro una matta, però come diceva Valerie TK sono Mojo Jojo delle super chicche. Comunque, le ultime 3 domande. The Girl with the Red Heart mi chiede: libro saga che non le pensi leggerei mai e perché? Penso sia Percy Jackson, la saga di Percy Jackson, non penso la leggerò mai, semplicemente perché sono davvero tanti. Penso sia un middle grade, quindi sono un po' lontana dal target, anche se leggo ancora Young Adult, e sinceramente non mi ispira, non mi ispira tanto. Ho visto i film quando sono usciti e non mi erano piaciuti tantissimo, non mi avevano fatto impazzire, quindi diciamo che non sono assolutamente interessata a questa serie. Throne of Books invece mi chiede: sono sempre stata curiosa di chiederti che studi fai e che cosa fai adesso in laboratorio. Come ho già detto, sono una dottoranda dell'Università di Torino. In particolare io mi occupo dell'induzione, quindi della creazione, diciamo, di modelli patologici su topo o ratto, per degli studi di efficacia. In pratica creo dei modelli patologici come il tumore al cervello, un tipo di tumore al cervello tipo il meningioma, il glioma, bla bla, creo un'ischemia, eccetera, per vedere se le molecole che vengono progettate funzionano o meno. Quindi sono, diciamo, la chirurga pazza degli animali, qualcosa del genere. L'ultima domanda: vorresti vivere in Italia un giorno? Ti piacerebbe stabilirti all'estero? Allora, questa domanda è un po' complicata. A me piacerebbe sinceramente restare a vivere in Italia, però so che se vuoi fare ricerca in Italia è impossibile rimanerci, devi praticamente scappare, ti cacciano a calci nel sedere. Quindi penso che appena finirò il dottorato, che sarà a fine settembre, manderò delle domande per un post-dottorato anche all'estero. Semplicemente perché io voglio fare ricerca, non voglio cambiare assolutamente, anche perché ho studiato tanto per arrivare qui. Ho fatto 5 anni giusti, mi sono laureata in tempo, sia la triennale che la magistrale. Ho fatto il dottorato dopo aver fatto tanti sacrifici prima, ho lavorato gratis in diversi istituti di ricerca. Sinceramente, ora vorrei rimanere nella ricerca. Non voglio abbandonare ora e non ci penso assolutamente ad abbandonare, quindi per quanto mi piacerebbe rimanere in Italia, non so se dovrò stabilirmi all'estero o meno, perché è il lavoro che alla fine mi porterà, diciamo, da qualche parte, non lo so. Comunque il video è finito qui, spero di aver ripreso bene questa volta almeno la mia testa e vi ringrazio davvero tanto per avermi inviato davvero tantissime domande e mi raccomando, se il video vi piace, mettete un like, seguitemi, attivate la campanella, commentate qualsiasi cosa e grazie a tutte. Un bacio!